Pontificio Collegio Urbano ad alzare la coppa al cielo. A vincere la Clericus Cup, il mondiale della Chiesa, quest'anno sono i seminaristi di Propaganda Fide. Calcio d'inizio questa mattina dopo la preghiera e poi 90 minuti di gioco all'ombra del cupolone. Gli avversari del Sedes Sapienza in bianco-rosso nel primo tempo non lasciano spazio. I gol arrivano tutti nella ripresa. Questo è il rigore che consacra la vittoria dei biancogialli. Il risultato finale di 3-0 per il Collegio Urbano alla fine è motivo di festa per entrambe le squadre. È una gioia giocare contro loro, questa volta abbiamo perso ma non succede niente, penso che siamo fratelli e possiamo andare avanti, no? La bandiera del Vaticano sventola nell'aria e sugli spalti non mancano tifosi agguerriti. In campo, simbolicamente oggi, è sceso anche Papa Francesco. Il pontefice, nei giorni scorsi, ha incontrato i rappresentanti di tutte le squadre, ha benedetto la Coppa con il Saturno, scherzato con i ragazzi, firmato il pallone ed è stato eletto infine capitano di tutte le squadre del mondo. Un applauso!